Ciao e ben trovato sul canale Esperienze di Vita e Premorte NDE. In un mondo dove la paura della morte e l'incertezza dell'aldilà spesso ci tormentano, c'è una voce che si fa sentire, portando un messaggio di speranza e consapevolezza. Jeanette Turgood, una donna coraggiosa e determinata, ha vissuto un'esperienza di premorte nel 2009. Quando l'insufficienza surrenalica derivante da una lunga battaglia contro le malattie autoimmuni l'ha portata sull'orlo della vita. Quel momento estremo ha aperto le porte a una realtà straordinaria, in cui Jeanette ha sperimentato la verità sull'eternità, le anime e la coscienza. In questo racconto Jeanette condivide la sua esperienza intensa e rivelatrice, in cui si è trovata di fronte a una scelta che avrebbe cambiato la sua prospettiva sulla vita e sulla morte. Mentre il suo corpo giaceva senza vita, Jeanette ha sperimentato una connessione profonda con un amore travolgente e una pace ineffabile, oltrepassando i limiti della dimensione fisica. Ha acquisito una consapevolezza straordinaria sulla natura dell'essere umano, comprendendo che la morte non è la fine, ma un passaggio verso un regno eterno. Unisciti a noi nell'esplorazione di questa straordinaria esperienza di premorte, in cui Jeanette Turgood ha scoperto la verità sull'eternità, le anime e la coscienza. Che le sue parole ci ispirino a guardare al di là delle apparenze e a cogliere la meraviglia dell'esistenza che ci attende al di là del velo della morte. Mi chiamo Jeanette Turgood e ho avuto un'esperienza di premorte nel 2009 a causa di una grave insufficienza surrenalica derivante da 25 anni di malattia autoimmune. Sai, quando si vive con una malattia autoimmune ci sono momenti buoni e momenti cattivi. Passavo da periodi di buona salute a periodi di peggioramento. Spesso, quando ero al mio punto più debole, mi sdraiavo a letto e dicevo a mio marito che avevo la sensazione che forze provenienti da oltre il velo cercassero di trascinarmi fuori dal mio corpo. È proprio ciò che provavo quando ero al mio punto più malato. Vivevo ansia, depressione, affaticamento cronico e dolore ed era davvero difficile affrontare la vita. Ho avuto 6 figli, gestivo una ditta di pulizia a tempo pieno a casa mia e mi dedicavo molto alla mia chiesa. Credo che tutto questo abbia messo a dura prova il mio corpo fisico e le mie ghiandole surrenali, che possono sopportare solo un certo livello di stress del genere. In un tentativo di migliorare la mia salute, ho venduto la mia ditta di pulizie, ho mandato i bambini a scuola e ho iniziato a concentrarmi solo sul prendere cura di me stessa. Parte di questa cura era fare esercizio fisico, ma non mi rendevo conto che il mio corpo non era pronto per un regime di allenamento intenso. Alla fine ho avuto un collasso surrenalico. Stavo facendo esercizi con un gruppo di donne della mia chiesa e circa 10-15 minuti dopo l'inizio dell'allenamento ho iniziato a sentirmi molto male. In realtà, già prima di iniziare l'allenamento non mi sentivo bene, ma ho pensato che senza fatica non c'è guadagno e ho cercato di superare la situazione. Ma non è stata una buona scelta per me, perché il mio corpo ha ceduto. Ho cominciato a sentirmi stordita, debole e tremante e sono svenuta. Mentre ero sdraiata lì nel parco, mentre le altre donne completavano l'allenamento, l'ultimo pensiero che mi attraversò la mente fu: morirò qui. Sapevo che stavo lasciando il mio corpo, potevo sentire che venivo letteralmente trascinata fuori da esso. Sentivo le mie estremità irrigidirsi, le braccia si arrotolavano verso il corpo, le gambe si irrigidivano e non riuscivo a muovermi. Ho iniziato a notare che stavo perdendo la vista e l'ultima cosa a svanire è stata la mia capacità di respirare. È stata una cosa terrificante per un breve momento, quindi ho avuto un attimo di panico. Mentre ero sdraiata lì, sapevo di non avere controllo sulla situazione e che dovevo arrendermi, quindi l'ho fatto. E mentre uscivo dal mio corpo, mi sono spostata in una direzione lontana dalla scena. Ho visto che le donne si stavano radunando intorno per vedere cosa stesse succedendo. Ero senza vita. Mi hanno detto che le mie labbra erano diventate blu. Non hanno trovato il polso e stavano cercando di rianimarmi. Alcune di loro hanno chiamato il 911, alcune piangevano. Mentre ero in quella situazione, sono passata dalla paura alla pace quasi immediatamente.
Mentre mi allontanavo sempre di più dal corpo, ho notato che la sensazione era solo di amore travolgente e pace. Era senza sforzo, liscio e facile. Volevo avvicinarmi ancora di più a quella sensazione e ho continuato. Era come se il mio libero arbitrio stesse guidando o navigando, se ha senso. Sapevo che stavo andando da qualche parte, anche se in quel momento non vedevo nulla perché non avevo ancora visione, ma sapevo che mi stavo muovendo in una direzione eterea e che il mio libero arbitrio stava guidando. Mentre continuavo a navigare verso la pace, ho cominciato ad ottenere una prospettiva diversa. Cominciavo a vedere la situazione dall'alto, come se osservassi le donne che erano in preda al panico e allo scompiglio. Alcune piangevano, chiamavano il 911 e sentivo le sirene delle ambulanze che arrivavano per salvare la situazione. È stato interessante per me notare che mentre osservavo la situazione da una prospettiva esterna, quasi come se fluttuassi sopra la situazione, ho pensato: non capisco perché stanno reagendo così. Tutti erano così stressati, in preda al panico. Alcune persone piangevano, erano in preda al panico. Una donna mi stava schiaffeggiando per cercare di farmi riprendere conoscenza. Cercava di farmi respirare di nuovo e mi chiamavano a tornare indietro. Ricordo che era strano per me, perché io ero in un posto così pacifico. Non stavo vivendo la stessa esperienza che loro stavano vivendo. Ricordo che mi sembrava strano che fossero così spaventati, mentre io ero in questo luogo di amore assoluto e pace e provavo compassione per la loro situazione. Non sono stata fuori dal corpo per molto tempo, solo per un breve periodo. Non sono andata in paradiso e non ho parlato con gli angeli in quel momento, ma so di essere rimasta in una sorta di limbo tra questa dimensione fisica mortale e l'altro lato del velo. Mentre ero in quella dimensione intermedia, mi è stata data l'opportunità di scegliere, ma mi è stato consigliato di rimanere con il mio corpo, di tornare in esso. Mentre guardavo la scena e osservavo cosa facevano queste donne e come la situazione si stava svolgendo, ho cercato di capire e ci sono state tre cose che mi hanno colpito di più. La prima cosa è stata che, guardando il mio corpo, ho pensato che sembrasse solo un sacco inanimato di terra e acqua. Era senza vita, non faceva niente, non aveva potere. Guardandolo è stata una sensazione strana pensare a quanto quel corpo mi fosse familiare in quel momento, ma allo stesso tempo mi rendevo conto che ero separata da esso. La prospettiva che ho avuto in quel momento è stata che pensavo di essere quel corpo. Quando mi guardavo allo specchio o mi preparavo per le giornate o incontravo o interagivo con le persone, pensavo di essere quel corpo. Pensavo che quello fosse la mia persona, ma in quel momento ho capito che quel corpo era senza vita, che non ero io. Ero lì, separata da esso. Ho cominciato a pormi delle domande e a chiedermi chi ero se non ero quel corpo. Cos'era tutto questo? Perché ero ancora cosciente? Perché non ero in panico per respirare? Perché non ero spaventata, ma in uno stato di pace assoluta e beatitudine? Questo mi ha portato alla comprensione successiva che ho ricevuto in quel momento. La morte non è reale, è una porta attraverso la quale passiamo, è un corridoio e le nostre anime sono eterne. Ci sono aspetti di te, ci sono aspetti di me che sono identità coscienti eterne. Questo è stato un momento fondamentale per me, che non ho mai dimenticato. Ho imparato che c'è una parte di te che è sempre la stessa, ieri, oggi e per sempre, che è sempre cosciente e che sarà sempre lì, che non morirà mai, che non finirà mai il tempo, che non gli verrà mai tolto nulla, perché quella parte di te è tutto ciò che cerchi in questo mondo, è tutto l'amore che cerchi ed è tutto ciò che sei. Quel momento ha segnato la fine della mia battaglia di 25 anni con la malattia di Lyme e le malattie autoimmuni, perché ho riconosciuto chi sono come un essere divino eterno. Attraverso le sue parole, Janet ci invita a riflettere sul significato della nostra esistenza e sulla continuità della nostra coscienza oltre la vita terrena. Questa esperienza di premorte ci invita anche a riflettere sul modo in cui affrontiamo la vita. Quando comprendiamo che siamo parte di un'unità più grande, che siamo tutti interconnessi, possiamo iniziare a trattare il mondo e gli altri con amore, rispetto e gentilezza. Possiamo trovare una profonda gratitudine per ogni istante di vita e nutrire l'anima attraverso la condivisione e l'empatia. La testimonianza di Jeanette ci ricorda che la morte non è da temere, ma una chiamata a comprendere e abbracciare la nostra natura eterna.
ci invita a vivere pienamente, ad abbracciare il mistero della vita e ad esplorare il nostro potenziale spirituale. Che questa storia ispiratrice ti guidi verso una maggiore consapevolezza e comprensione della tua esistenza oltre il velo della morte. A vivere con amore, coraggio e gratitudine, sapendo che sei anche tu parte di un tessuto più ampio dell'universo, connessi a ogni forma di vita. L'esperienza di premorte di Jeanette Turgood rimarrà come una testimonianza straordinaria dell'amore e della pace che ci attendono oltre la vita terrena. Che le sue parole continuino a illuminare il nostro cammino mentre esploriamo il mistero dell'esistenza umana e la nostra connessione con l'eternità. Fammi sapere nei commenti cosa ha lasciato a te questa testimonianza. Iscriviti al canale e continua a seguirci per conoscere nuove storie di esperienza di vita premorte NDE.